In collegamento in diretta da Sanremo, ogni giorno ospiti, interviste e molto altro ancora. Harry Styles con Golden su Radio Punto Sud, 11:30, come avevamo già annunciato sia insomma in apertura del nostro appuntamento, ma anche insomma attraverso i social eccetera eccetera. Questa mattina siamo in compagnia e quindi in diretta telefonica con una delle partecipanti della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Siamo in diretta con Greta Zuccoli. Ciao Greta, buongiorno, ci sei? Ciao, buongiorno, eccomi. Ciao, buongiorno a te, com'è la situazione lì a Sanremo? Buongiorno. Bene, bene, io ho dormito molto poco però. Lo sappiamo, lo sappiamo come funziona, perché anche noi insomma ogni anno siamo sempre lì a Sanremo, purtroppo quest'anno per ovvi motivi non possiamo esserci, però sappiamo benissimo e comprendiamo benissimo quelli che sono i ritmi. Praticamente. Siete vicino. Sì, sì, ti siamo vicini, ti siamo vicini. Allora intanto Greta... Sì, no, vai, vai, scusami. Respira una bell'aria comunque, molto comunque particolare, no? Però certo è, senza terreno. Certo, certo. Greta, intanto complimenti per questo singolo. Ogni cosa sa di te, che insomma noi abbiamo già mandato in radio, ovviamente abbiamo fatto il tifo per te ieri sera, peccato però, dai. Ma l'importante è, come dicevamo nel fuori onda, esserci, no? Esserci stati, giusto? Certo, no, no, sono molto felice di aver lasciato il, diciamo, come dire, un pezzetto di me ieri su quel palco e desiderosa di conoscere anche tutti gli altri, quindi certo. Veramente. Certo, certo. Parlaci un pochettino, com'è nato questo brano, Ogni cosa di te, e poi qual è stato proprio il motivo principale, insomma, per tentare Sanremo, no? E quindi poi ce l'hai fatta, ovviamente. Ma no, diciamo che è nata proprio da una necessità di esprimere certe sensazioni, quindi tutto quello di cui parlo, quella distanza anche in qualche modo da quel mare, e parlo di consapevolezza nuova soprattutto, di scoprirsi, di rivoluzione in qualche modo, ed era quello che volevo appunto lasciare attraverso questa canzone. Certo. E l'idea di partecipare a Sanremo poi è appunto partita proprio da questo discorso qui, nel senso che era una canzone che in qualche modo esprimeva questo senso di cambiamento, di profondo rinnovamento che sto vivendo, e sicuramente poi quando l'ho ascoltata, arrangiata con tutta l'orchestrazione di Rodrigo D'Erasmo, d'Archi, abbiamo poi visto, certo, certo. Tra l'altro, sono molto felice che sì, sì. Tra l'altro poi è nata questa collaborazione artistica anche con Diodato, no? Giusto? Sì, sì, è nata un po' di mesi fa. Abbiamo fatto insieme un tour e concerti di un'altra estate. Eh sì. Ed è stata un'esperienza molto bella che ha, diciamo che ha arricchito moltissimo il mio bagaglio proprio di esperienza artistica e umana. E quindi devo dire che è una collaborazione che continua, che mi riempie di gioia, perché Antonio è un artista molto è una bella speciale, persona, quindi... è una bella persona, sì, sì, è vero. Un artista incredibile, vero, vero, molto molto bravo. Tra l'altro c'è un videoclip, vedo anche di questo singolo, no? Che possiamo svelare dove è stato girato, si può dire? A Roma. Ah, ok, bene, no, no, per carità. Quindi è stato girato a Roma, quindi videoclip che ovviamente è disponibile su tutti i portali, su YouTube, videoclip eccetera. Videoclip romano. Bene, bene, bene. Tra l'altro io stavo leggendo anche la tua biografia, perché tu poi, oltre a fare musica, io ho visto, insomma, fai anche cinema, no? Nel 2019 hai partecipato al film Il Largo di Giorni con Riccardo Scamarcio. Come riesci a connubiare tutta questa roba? Come riesci a conciliare? Diciamo, non è stato difficile in quel caso, perché ho interpretato me stessa nella commissione, ah, okay. Era una scena in cui ho cantato, quindi cioè, ho cantato praticamente, quindi è stato difficile, no? Sono appassionata di cinema, ho detto che è veramente una bella esperienza, e da questo punto di vista insomma sono anche molto divertita, è stata una cosa nuova, emozionante, certo. E interessante proprio. Ascolta Greta, com'è la situazione lì a Sanremo? Che aria si respira? Io lo sto chiedendo un po' a tutti negli ultimi giorni, insomma, situazione complicatina, no? Giusto?
Sì, sicuramente, complicatina, poi beh, comunque è il mio primo Sanremo, quindi non è anche stato troppo in mezzo di paragone, però da questo punto di vista sicuramente si respira un'area comunque magica e molto, anche molto silenzio ovviamente, eh no? Beh, è certo, una città silenziosa, non c'è quel caos che sono abituata a vedere in TV ovviamente. Certo, 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 certo. Ascolta, cosa bolla in pentola ora? Quindi adesso insomma ti puoi anche un po' rilassare, no? Credo, insomma, anche se gli impegni proseguono. No, prosegu- no? Mai, mai. Cosa c'è in progetto al rientro? A Roma, credo, giusto? Rientro prima su Milano, che ho una marea di roba che devo lasciare da casa perché mi trasferirò lì a tutto qualche mese. E, vado a casa mia, sicuramente, che manco da molto, a Napoli. Oh, che bello! Poi, sì, e poi sicuramente beh, io sto lavorando al mio disco, quindi questo è quello che in questo momento è la mia priorità, certo, assoluta. E quindi ci sto proprio con la testa lì. Certo, ovviamente come ovvio che sia, come giusto che sia, ovviamente la speranza ovviamente credo è quella di ritornare, no, a cantare davanti al pubblico, insomma. Beh, no, speriamo bene, devo dire, ragazzi, è stato un anno un momento troppo difficile per il mondo dello spettacolo. Il mio pensiero è inevitabilmente rivolto a tutto il mondo, certo, dello spettacolo, e musicisti che non hanno avuto il privilegio che ho avuto io e gli artisti, no, da esibirsi sul palco, di cantare la propria canzone ieri, cioè è stata un'emozione fortissima, soprattutto se penso per quello che sta succedendo, insomma, veramente. Certo. Speriamo presto. Che speriamo bene. Veramente. E quindi noi ti aspettiamo in Puglia, Ti aspettiamo in Puglia, in provincia di Brindisi, ecco. Quindi ti aspettiamo qui da queste parti. Va bene? Non quindi vedo sappi. L'ora. Oh, ti aspettiamo. Bene, bene, bene. Tanto i contatti ce li abbiamo, non scappi. Va bene. Esatto. Ok. Greta, grazie per essere stata dei nostri nel corso di questa mattinata. Non ti rubo altro tempo perché, insomma, suppongo che ne avrai tante altre di interviste da fare. Ringraziamo anche il tuo ufficio stampa, la Clarissa D'Avena, insomma, per tutto il lavoro che stanno facendo. E, in bocca al lupo, crepi il lupo, viva il lupo. Io come al solito li menziono tutti così non sbaglio. Comunque buona fortuna davvero. Grazie mille, grazie, ciao, buona giornata. Ci lasciamo col tuo singolo, ovviamente, che sarà, come sempre, in rotazione anche qui su Radio.Sud. Ciao Greta, buona giornata. Ciao, buona giornata a te. Quanto pesa il dono di un ricordo, se dentro c'è il tuo nome. Quanto pesa l'odore di una notte che non contempla il sole. E adesso che ogni cosa sa di te, nel vuoto che hai nascosto dentro me, cresceranno alberi infiniti che tendono al tuo cuore. I miei saranno alberi infiniti che cercano il tuo cuore. Cosa dare un colore, fai evaporare il mio dolore. E sorpresa, dai miei conflitti resto illesa, è segno di rivoluzione. E cresceranno alberi infiniti che
adesso che ogni cosa sa di te. Nel vuoto che hai nascosto dentro me cresceranno in collegamento in diretta da Sanremo, ogni giorno ospiti, interviste e molto altro ancora.